fiducia tra l'assessore Danna e la Manutencoop per sbloccare la situazione. Intanto la Donazzan rilancia sia i cassi integrati per ripulire le scuole. I re degli abiti contraffatti sono veneziani, sequestrati dalla Guardia di Finanza, vestiti per 4 milioni di euro, nei guai i fratelli Dori. Fiorello difende Ceolin durante la sua edicola quotidiana allo Showman, prima scherza, si saranno venduti la partita, ma poi dice assurdo multare. I ladri usano la tecnologia per rubare vestiti, fermati due cittadini rumeni che utilizzavano uno jammer al centro le Barche. Pioggia su tutto il veneziano, la regione Veneto dirama lo stato di allerta almeno fino alla giornata di lunedì. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Mentre le scuole sono ancora sporche, oggi c'è stato un incontro in provincia tra l'assessore Danna e i responsabili di Manutencoop, i sindacalisti, per fare il punto sulla situazione, ma soprattutto cercare di trovare in breve una soluzione. Per la mia organizzazione siamo già in ritardo, perché già oggi potevamo avere la soluzione definitiva dopo il tavolo di ieri alla direzione regionale. Il tempo passa, ma al momento una soluzione per pulire le scuole non è ancora stata trovata. Il tavolo organizzato in provincia tra le parti è servito anche per cercare di intervenire in fretta. Abbiamo avuto al tavolo il dirigente della Manutencoop. Come avete visto tutti, ho fatto rimanere voi giornalisti, stampa e televisioni alla presenza dell'avvertenza, perché credo che dovevamo trovare un inizio di soluzione. Oggi partiamo subito in questo momento qui, appena abbiamo terminato con voi, faccio partire subito una lettera a tutte le direzioni di circolo e per conoscenza al dottor Martino. Abbiamo bisogno di capire scuola per scuola com'è la situazione, in modo tale che al prossimo incontro che si rivolgerà in prefettura giovedì, ma anche prima, possiamo chiaramente trovare almeno una piccola soluzione. Oltre alla questione del taglio delle ore, dei fondi dimezzati dal governo, dall'incontro è anche emerso che la maggior parte degli istituti scolastici provinciali non ha ancora formalizzato a Manutencoop la richiesta di acquisto di servizi aggiuntivi. Ad oggi solo una quindicina su 68 distretti l'ha inviata e c'è da capire il perché. Hanno l'obbligo di spenderli, perché la battaglia che è stata fatta a livello nazionale deve servire solo e esclusivamente ad aggiungere quei soldi ai budget che sono stati dati. Non possono fare diversamente. Presenti all'incontro anche alcune addette alle pulizie. Oltre noi sono stati penalizzati i ragazzi, che sono i primi bambini, che sono i primi ad essere penalizzati in questo frangente. In più la situazione è purtroppo drammatica. È una situazione drastica e non ne possiamo più, siamo stanche di questa situazione, che ci diano una risposta effettiva e basta. E naturalmente sulla questione interviene anche l'assessore Elena Donazzan, ha appoggiato l'idea della sindacalista Franca Porto, sì ai cassi integrati per ripulire le scuole. Sentiamo. Noi abbiamo chiesto ovviamente che venga garantito il servizio, dopodiché c'è da fare due riflessioni. La prima è quanto sta costando oggi il tema delle pulizie quando è gestita anche a livello più lontano dal territorio. La seconda è che forse la figura che magari io e lei avevamo visto nella nostra vita da studente, del bidello, oggi dovrebbe essere rimessa in campo. Forse daremo risposte anche a quei tanti disoccupati che magari oggi in altri settori non trovano risposte, ma che invece dentro i servizi, dentro il grande campo dei servizi, potrebbero trovare la soluzione. Utilizzare i cassi integrati, questa è una cosa che io ho sempre chiesto anche per altre mansioni, non solo per queste. Oggi una persona che ha un ammortizzatore sociale è obbligata a non fare niente, perché se ti beccano a lavorare è lavoro nero e quindi bisogna trovare, io sono contenta che il sindacato abbia aperto questo spiraglio, bisogna trovare il modo di riconoscere che se una persona ha risorse pubbliche dello Stato per la cassa integrazione, nello stesso tempo può fare anche lavori magari di pubblica utilità. Anche la contraffazione può essere di qualità, in questo caso i falsi venivano addirittura venduti in boutique di lusso, maxi operazione della Guardia di Finanza padovana che coinvolge anche veneziani.
I prodotti contraffatti che abbiamo sequestrato erano fatti veramente molto bene. Anche i periti hanno fatto fatica a riconoscere i falsi. Partiva da Padova, quella che la finanza ha definito la holding del falso. 30 persone denunciate e 4 agli arresti domiciliari. A tirare le fila dell'organizzazione due fratelli veneziani che avevano creato un impero sui falsi di qualità, tanto da essere venduti nelle boutique di mezzo mondo, da Venezia a Pechino. I due veneziani erano anche rappresentanti di associazioni di volontariato. Un'organizzazione che partiva qui dal padovano, dal veneziano, e nei sistemi di produzione, nei punti di produzione era in Toscana e nelle Marche, e che ne vendeva tanto in Italia quanto in Cina, quanto in Corea, quanto in Turchia e così via. Gucci, Chanel, Balenciaga e molti altri marchi del lusso che venivano contraffatti. 53.000 i capi sequestrati dagli uomini delle Fiamme Gialle, per un valore di oltre 4 milioni di euro. Sono stati messi i sigilli anche a un opificio in provincia di Prato, completo di tutti i materiali, per realizzare borse false. Filiere diversificate per i due fratelli veneziani, che si rivolgevano a ditte turche e dell'est Europa per la produzione di abbigliamento, mentre si affidavano ad artigiani toscani e marchigiani per gli accessori di pelletteria. I migliori artigiani li abbiamo sempre, sono sempre a casa nostra, e qui evidentemente la nostra organizzazione si appoggiava ad artigiani fiorentini che avevano sempre lavorato nel settore, che sapevano fare questi prodotti in maniera veramente perfetta, per cui potevano tranquillamente da un lato capire la sensibilità e la buona fede del consumatore e comunque presentare sempre dei prodotti perfetti. E c'è chi invece ha pensato di avvalersi della tecnologia per rubare, anche in questo caso capi d'abbigliamento di note Griff utilizzavano un particolare sistema antitaccheggio. Un sistema nuovo a noi, allo stato attuale semi sconosciuto, di come superare le barriere antitaccheggio. Un sistema elettronico che veniva azionato nel momento in cui il complice si avvicinava alle barriere antitaccheggio e nel momento in cui passava veniva azionato. Questo sistema elettronico disattivava praticamente tramite un sistema di onde radio le barriere e il complice riusciva a passare senza che queste suonassero. Si chiama jammer, è un disturbatore di frequenze che i ladri utilizzavano per mettere KO i sistemi antitaccheggio nei negozi e rubare indisturbati. Ma l'ultima volta nel centro commerciale Le Varche i ladri di nazionalità rumena sono stati scoperti dagli addetti alla sorveglianza che, insospettiti dal loro comportamento, li hanno segnalati alla polizia. Gli arrestati sono due uomini di nazionalità rumena, mentre abbiamo un complice allo stato indagato, una complice allo stato indagata e un altro che stiamo ricercando attivamente. I filmati di sorveglianza sono stati passati al setaccio, permettendo agli investigatori di individuare i volti dei soggetti da fermare. Noi eravamo stati ben allertati dal servizio di vigilanza che svolge il personale del centro commerciale ed eravamo pronti ad intervenire con i nostri appostamenti, come è avvenuto. Nel mirino dei ladri, jeans e maglioni di note Griff, per un valore di circa 1.600 euro. La rifurtiva veniva immediatamente smerciata subito dopo, difatti riteniamo che ci possa essere in questo una organizzazione tipo semplice familiare, però un tipo di organizzazione che mandava tutto quanto all'estero. I ladri hanno patteggiato 10 mesi di reclusione, 800 euro di multa, sospensione della pena e obbligo di firma 5 volte alla settimana. Patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza e multa per mancata precedenza per una San Donatese di 46 anni. Ha tamponato un'altra auto e nell'impatto è rimasto ferito un San Donatese di 41 anni, ricoverato e rimesso poco dopo dall'ospedale con una prognosi di 15 giorni. Gli agenti della polizia locale intervenuti hanno accertato che la donna era ubriaca fradicia. Il suo tasso alcolico infatti era di 2,2 grammi per litro, inevitabile quindi il sequestro dell'auto, il ritiro appunto della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. La donna ora rischia anche un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da 6 mesi a un anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni, nonché la confisca del veicolo. Schianto sulla Postumia nel porto gruarese, grave un 83enne. Questa ed altre brevi notizie dal veneziano nel prossimo servizio.
Porto Gruaro. L'utilitaria è stata completamente disintegrata dall'auto articolato. Devastante incidente questa mattina in località Prati Pozzo, all'altezza del grande incrocio tra la strada regionale Postumia e via Fornace. Un 83enne della città si è all'improvviso immesso in strada. La manovra proprio nel momento in cui sopraggiungeva un tir che non è riuscito ad arrestare la propria marcia in tempo. L'auto è stata letteralmente demolita dal camion. All'interno dell'abitacolo l'anziano apparso da subito in gravi condizioni. Era incastrato tra le lamiere. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM di Treviso, atterrati sul luogo dell'incidente in elicottero. L'83enne è stato quindi caricato sul velivolo e trasportato all'ospedale dell'Angelo in codice rosso. È in gravi condizioni. Mestre nascondevano la droga vicino a una panchina di piazzale Baisnizza, hashish soprattutto, diviso in barrette e dosi, pronte poi per essere rivendute non solo a clienti ma anche a altri spacciatori. Il problema per un pusher di nazionalità tunisina residente a Spinea però era la sua stazza, enorme, non poteva non attirare l'attenzione degli agenti del nucleo di polizia giudiziaria della polizia municipale che hanno iniziato a tenerlo sott'occhio. Le forze dell'ordine hanno accertato almeno 5 cessioni di droga da parte del gigante tunisino 39enne e del suo complice, un marocchino 45enne, sono stati arrestati. Sandonà. Brutta sorpresa per due pendolari sandonatesi. Alcuni vandali su cui si concentrano le indagini della polizia municipale hanno infatti danneggiato una Fiat Punto e una Volkswagen Polo che si trovavano in sosta poco dopo le 8 nel parcheggio di via Ereditari vicino alla stazione ferroviaria. I delinquenti hanno rotto il vetro posteriore delle auto con un martelletto per poi rovistare all'interno in cerca del bottino. Non solo Grillo, il governatore Zaia e molti altri esponenti politici sul caso del barista multato per il calcio balilla nel suo locale, ma questa volta è intervenuto anche Fiorello. Vogliamo parlare di una cosa seria, è successa una cosa incredibile, sapete che si parla sempre di giochi d'azzardo, caro Baldini, ah, sì. Slot... Stefano Ceolin, difeso da Fiorello. Lo showman, durante la sua edicola quotidiana, ha parlato del caso del barista Mestrino multato per il calcio balilla. Quanto strana, ci sono questi bar che si schierano a favore del, diciamo così, del togliere le slot che rovinano tante persone. Un signore esattamente a Venezia, un ristoratore anti-slot, è stato multato perché dice: guarda, io levo la macchina delle slot e metto il sanissimo calcio balilla. È stato multato. Fiore prima parla di complotto. Pare che uno dei calciatorini di plastica si fosse venduto una partita. Non lo so. Poi solidarizza con Ceolin, che ha già ricevuto il sostegno di molti politici locali e nazionali. Il signore si chiama Stefano Ceolin. Stefano Ceolin, che è parente di Chiara la cantata. Ceolin, che è stato multato, siamo solidari con lui. Un applauso a questo signore. Ha tolto le macchinette mangia soldi per mettere un sano calcio balilla e invece addirittura è stato multato perché non aveva fatto domanda per mettere il calcio balilla. In regione intanto si pensa a una legge contro le slot. Un progetto che presenteremo in tempi brevi, perché non vogliamo, noi siamo, abbiamo una responsabilità che è il Veneto, non vogliamo che in questo nostro Veneto ci siano trappole per persone fragili, saremo durissimi, andremo anche contro lo Stato, ma le trappole devono essere tolte dal territorio. Non si può parlare di città metropolitana se nemmeno i trasporti funzionano come dovrebbero. Ai nostri microfoni lo sfogo di Luigi Brugnaro, che spiega come dovrebbe essere la vera Venezia metropolitana. Abbiamo una mobilità in questo territorio che è drammatica, perché non sappiamo far funzionare i servizi spesso e volentieri e continuiamo a sentire rimpali di responsabilità, è colpa di questo, l'FS, la regione, il comune. Ogni volta così non si trova mai di chi è la colpa. Allora, dobbiamo fare un ente città metropolitana forte, che acquisisca competenze. Primo, sicuramente tutte quelle della provincia, questo è ovvio. Ma poi delle province, perché bisogna mettere insieme anche quelle di Padova e di Treviso. Poi bisogna farsi dare tutte le competenze, quelle che servono, dallo Stato, sulle bonifiche, sull'ambiente, per esempio. Non deve decidere Roma, dobbiamo decidere noi. Da qui, secondo il presidente dell'Umana Reyer, dovrebbe partire il concetto per lo sviluppo di una vera città metropolitana, lasciando una mentalità chiusa che porta solo danno, per lavorare tutti insieme e soprattutto stare meglio. Ecco perché Brugnaro da tempo punta anche su come dovrebbe essere scelto il sindaco della città. Tutto questo viene fatto e dovrà essere fatto con un ente
dove tutti si sentano protagonisti, e per farlo bisogna che la gente vada a votare, non che ci sia il sindaco nominato. Il sindaco deve essere eletto dalle persone. Allora, io che sono di Porto Gruaro, di Spinea, di Giudecca o di Padova o di Treviso, devo poter andare a votare, voto, per quello quella figura sarà fortissima, ed è una figura che sarà forte nel momento in cui tutti quanti si riconosceranno in questa struttura. Un'idea che oggi come oggi sembra quasi un sogno, ma che a guardarla bene non sembra così difficile da realizzare, se solo tutti la volessero davvero. Ecco, noi dobbiamo invece puntare sul lavoro e sull'energia, sulla parte sana del paese, e c'è, la nostra città c'è. Fine settimana all'insegna del maltempo, le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli. Nuova ondata di maltempo, sistemi perturbati scorrono dall'Atlantico e ci interesseranno purtroppo a ripetizione, e quindi causeranno tempo veramente a tratti perturbato. Più in dettaglio prevediamo sul Venezia e sul Veneziano per domani sabato: inizialmente cielo coperto con precipitazioni, poi un'attenuazione delle precipitazioni ma solo temporaneamente in tarda mattinata, poi in serata di nuovo precipitazioni che purtroppo potranno accompagnare quasi tutta la giornata di domenica, con precipitazioni che temporaneamente nella giornata di domenica potranno essere anche intense e quasi a carattere temporalesco. Con questa situazione i venti sono dai quadranti meridionali, quindi affluisce aria umida, le temperature sono alte, ecco, questa è un'anomalia, quest'anno gennaio continua con queste temperature miti, e minime intorno per sabato 8, massimo 12, e per domenica le minime aumenteranno ancora, quindi 9-10 gradi e massime sempre intorno ai 12 gradi, per finire l'Alta Adriatica che è previsto mosso, molto mosso. Ed ora vediamo quale sarà il livello della marea domani a Venezia. Previsione di sabato 18 gennaio a mezzanotte 05, c'è un livello massimo di 85 centimetri, scusate, che ritroveremo anche alle 11:15 i livelli più alti della giornata, mentre alle 5:40 un minimo di 30, alle 17:50 tutto nella norma. E vi ricordo questa sera alle 20 speciale incontri con una lunga intervista a Nicola Canal, capolista della lista per il rinnovo direttivo della Banca Popolare di Marostica. Mentre come sempre poi alle 21:05 non perdete l'appuntamento con Focus, il possibile patto Renzi-Berlusconi sulla riforma elettorale tra i temi del dibattito. In studio con il direttore Luigi Bacialli per parlare di questo e molto altro ci saranno Pierpaolo Baretta, Leonardo Muraro, Lorenzo Fontana, Alessio Morosin, Stella Mares e Daniela Marzullo, e come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata, arrivederci.